Ok, ci dovremmo essere. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera Kyle, grazie mille. Oddio, 16 mesi, mamma mia, tantissimo. Davvero grazie, grazie, grazie mille per tutto il supporto, veramente. E buonasera anche a te, Gaetano. Da quanto tempo? Scusate se ieri non ci sono stata, ma ho avuto un po' di problemi, ecco, diciamola così per dirla tranquilla. Ah, ragazzi, come avete passato il fine settimana? Io, vabbè, non propriamente bene, però vi dirò, si è fatto roba venerdì, come alcuni di voi sanno, quindi almeno ho, diciamo così, risviluppato un vecchio hobby, l'ho ritirato fuori e non pa per non parlare di queste cose, perché sì, ok, ma cosa facciamo oggi? Ah, Gaetano, mi dispiace tantissimo che se stai male. Mi dispiace davvero, davvero tanto, Dio santo. Non lo so, tachipirine, qualcosa hai già preso? Spero di sì. Mamma mia, mi dispiace un botto. Dove eravamo rimasti qua a Slay the Spire? Per chi ha visto l'ultimo episodio di martedì, Hobby at Work. Esattamente, esattamente, Kyle. Ricordatevi ragazzi, rubate, cioè no, non nel senso nei giochi, se avete modo di lottare, lottate, ecco. No, comunque, dove eravamo rimasti in Slay the Spire? Per chi c'è stato la volta scorsa, martedì, si è visto come eravamo arrivati dopo una partita fallimentare, avevamo riprovato ed eravamo arrivati a un buonissimo livello. Poi, ovviamente, problemi vari, quindi ci siamo dovuti fermare. Però, a tutti gli effetti, la partita è ancora qui. Quindi possiamo riprendere dal punto dove ci eravamo lasciati. Facciamo un riepilogo diciamo così, nel secondo settore, nella seconda mappa di gioco, e avevamo notato come a tutti gli effetti vi è in questo gioco un vero e proprio culto dei volatili, quindi degli uccelli, non solo perché ci sono profeti, quindi creature umane che stanno avendo la trasformazione a volatili, ma ci sono proprio degli adepti che sono i cracra di solito. Abbiamo visto come vi siano anche nemici, quali i grifoni, che sono appunto anche qui creature con le piume. E stavamo vedendo come a tutti gli effetti vi fossero diverse situazioni interessanti, tra cui appunto il fatto che il culto degli uccelli fosse praticato in città, vi fosse una vera e propria cattedrale a tutti gli effetti. Quante volte ho detto a tutti gli effetti? Tantissime, vabbè. E quindi il culto del nostro Slay the Spire, forse il culto principale, è questo qui. Mentre ovviamente ci sono anche società segrete, culti misteriosi, quali appunto quello dei vampiri o magari appunto demoni. Tant'è vero che abbiamo visto vi sono gremlini, vi sono altre creature, in un mondo che è praticamente la discesa verso l'inferno. Perché vediamo che noi appunto come introduzione abbiamo sempre di solito il fatto di essere in quella che è appunto una prigione e successivamente ci liberiamo dalla prigione con il primo boss che a questo punto mi sono immaginata essere il capo carceriere. Notiamo anche che molto probabilmente Slay the Spire ha delle dinamiche un po' alla Souls, nel senso, lo so, mi direte, non ricollegare tutto ai Souls,
Però in effetti sembra forse che ci sia una specie di loop temporale, non solo diciamo la balena che ci introduce al gioco, ogni volta ci fa: ah, bentornato, ah, sei ancora qui, e questo già è un avviso. Ma anche l'idea appunto di situazioni quali per esempio messaggi con scrittura che sembrerebbe la nostra, quindi è una cosa molto interessante. E ovviamente la cosa più palese ai Souls, che è appunto il fatto che la tua vita viene rifocillata a tutti gli effetti davanti ai fuochi, quindi ai falò. E anche il fatto che, un po' come se non sbaglio, in DS1 ai falò tu ti puoi, anche se hai il kit, tra virgolette, ti puoi far aumentare di livello le armi, però non questa cosa, non mi ricordo se in DS1 o in DS2, ma penso in DS1. Quindi, a parte ovviamente il mio essere fangirl per la saga dei Souls, però a tutti gli effetti ci sono delle dinamiche molto molto interessanti. E quindi direi, si ricordi bene? Ah, dai, ancora qualcosina, allora ci sono. E quindi c'è da capire, ragazzi, c'è da capire un po' la situazione, perché è veramente intrigante questo gioco. E questo viaggio che va dalla prigione fino a questa città, in cui ci sono libri anche maledetti che ci danno, se ovviamente tu sacrifichi un botto della tua vita, anche diciamo incentivi e dinamiche che ci aiutano tantissimo. Cioè, questo gioco ha diverse cose che vanno sviscerate bene, e siamo soltanto al primo assaggio. Quindi ho provato ovviamente a fare un recap della storia che abbiamo vissuto finora in queste 7 puntate. Allora, antiche scritture. Scalando la città, noti una parete coperta di rune antiche, le stesse rune che molto spesso abbiamo anche una carta, che è tipo una mappa e dà dei simboli runici, e anche le rune che, appunto, volendo ricordare, ci sono anche nei vari libri sacri, demoniaci che abbiamo sempre in questa città è veramente misteriosa, ragazzi. Mentre tenti di capire cosa gli strani simboli e glifi possano significare, questi iniziano a risplendere e abbiamo attivato una trappola. Ora esce il drago alato di Ra, per chi capisce ovviamente di Yu-Gi-Oh! Tutto un tratto il messaggio diventa chiaro: eleganza, rimuovi una carta dal mazzo, semplicità, potenzia tutti i colpi e le difese. Quindi, e sono meglio delle rune di Roma. Sì, vabbè, quelle io non ho ancora capito come mai abbiano usato delle rune norrene slash celtiche per la serie, per scrivere il nome di Roma nella serie di Netflix. Romulus, la Roma, una cosa del genere, non mi ricordo, non l'ho voluto vedere perché mi sono triggerata soltanto dal titolo, scusate. A chi è piaciuta la serie, no, scusate, ma no, no. Comunque, rimuovi una carta dal mazzo? Direi di no. Quantunque siamo molto eleganti noi, però siamo più pratici, quindi semplicità, potenza, colpi e difese che male non fanno, perché voi non lo sapete. Ma abbiamo questo boss che, per chi conosce la mia figura, sa che quanto io possa amare questo boss. Infatti, help me please, perché poi lì piango. Comunque, vediamo cosa ci dà questo scrigno. Ok, fiore felice, ottieni, cioè ogni 3 turni ottieni un mana. E male non è. Questo sembra molto Flowey di Undertale, però io vedo cose. Mi sogno cose, ragazzi. Ecco. Tutto il mio oro, ma guarda, io
sarei propensa. Allora, a parte maschere rosse, e queste maschere le abbiamo viste anche dal tipo della volta scorsa. Per chi non c'è stato, vi dico, c'era una creatura che sembrava un idolo, ma in realtà era una vera e propria persona, che letteralmente ci offriva di cambiare la nostra faccia. E ci aveva dato una maschera felice di Goblin che però ci faceva danno, cioè ci portava una iella, era un portasfiga. Quindi a tutti gli effetti, e tra queste varie facce c'era anche questa qui. Quindi per dire, allora io non mi ricordo se ci abbiamo il mercante dopo, francamente non ci ho fatto caso, però direi che volendo potremmo attaccarli, non mi sembrano boss, comunque difficili loro, quindi entriamo in fight. Ok, un attimo che abbiate pazienza, riprendo mano a tutto perché non, da un po' che io non, ovviamente non mi alleno prima di fare queste live, quindi non mi ricordo. Allora, allora intanto uno. Poi 2, poi direi 3, ok, ho fatto una cavolata perché ho sbagliato, ero convinta fosse l'altro, però va bene. E a questo punto ok, infliggo 7 di veleno. Devo fare la combo di veleno, mi sa. Chiedo scusa, però vabbè. Vabbè. Comunque ci sta. Tanto il signorino difesa orco. Chi cavolo è orco? Chiami orco? Ah, orso. Difesa di, ok, orso Romeo. È meglio del colosso e punte. Ragazzi, Dio santo, avete dei nomi. Vostri genitori non vi volevano bene. Non vi volevano affatto bene. Allora, intanto lui muore. Quindi direi che tanto a Romeo gli facciamo una romeata. Ok. Almeno cerchiamo di pararci un po' perché ho fatto un po' una cosa sbagliata prima, infatti ora sono in difficoltà. Sono in palese difficoltà. Che bello che faccio danni comunque. Ah, ragazzi. Questo è il brutto e il bello di una che sinceramente si dimentica come giocare a sto gioco. Va bene. Ok. Allora, intanto andiamo sempre contro di lui.
Poi sono nei guai. Perché meglio che comunque uno l'ammazzo a sto punto. E spero che dopo abbiamo un falò, perché altrimenti sono nei guai. Questa carta mi è stata di grande aiuto per tanto tanto tempo. Sì, esattamente, tipo Team Rocket, sono nei guai, guai molto, molto grossi. Sono in guai molto 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 grossi. Vai giù? No, vero. E vabbè. Cioè, ci salviamo per una, vi faccio capire, cioè per pochissimo. Niente. Allora, ecco, ricordavo, allora, a quanto pare comunque qualcosa ricordavo. La maschera rossa, quindi a inizio combattimento applichi una debolezza a tutti i nemici. E male non è. Poi mi sa che sono soltanto il danno inflitto da attacchi di creature deboli, però ricordavo bene. Ok. Allora, cosa scegliamo? Intanto, comunque avete visto, cioè ora magari se abbiamo un attimo di tempo vi faccio vedere anche il background, cioè proprio la struttura della città, il fatto che sembrerebbe che il nostro sfondo sia sempre in una perenne notte, cioè questo posto da dove noi usciamo sembra veramente maledetto. Allora, sventra, costa un money meno per carta scartata questo turno. Infligge 7 danni 3 volte. Buono, se solo riuscissi poi a come faccio a scartare le carte? Cioè, boh. Boh, non, boh, questa va capita come, perché ricordiamoci che la vostra cara Inkial, quantunque legge cosa fanno le cose, proprio non le riesce ad applicare. È intelligente, ma non si applica, forse non è neanche intelligente. Allora, ginocchiata volante, infligge 8 danni, al prossimo turno ottieni un mana in più, peschi 3 carte, scarti una. Allora, io sarei molto tentata di prendere Sventra, però non sono molto convinta di saperlo usare. Quindi magari questa la userò in un momento in cui sono out of camera, prima di fare danni. Quindi prenderò ginocchiata volante, ho fatto magari un danno, ma grazie a Dio c'era il falò. Oh, non me lo ricordavo, giuro non lo ricordavo. Poi le fiamme verdi, cioè proprio infernale come posto. Allora, niente, non c'ho. Io potevo dargli allora le mie monete, vabbè. Niente, mi sono quasi fatta ammazzare e non ho vita dopo. Bene. Vediamo. Ecco, ok, Cracra, prima di attaccare. Ah, poi c'è anche lo spostamento, quindi ovviamente qui non mi fa vedere le colonne. Però, cioè, sembra molto, boh, non lo so, è creepy. Allora,
Vediamo. Questi sono più che altro nemici che vanno a maledirmi. Sono maledizioni. No, strategia, debuff. Io non ho un anti-debuff. Brava me. Ok. Sì, infatti l'ho usata la pozione. Il problema è che avevo troppe carte, quindi da che erano 6 me ne sono rimaste in mano solo 3. Perché c'è anche vero questo che mi ero dimenticata. Questi si potevano. Ok, quindi morte veloce perché questi qua sono dei piccoli personaggi poco simpatici, ok? Ok, e niente allora. Cerchiamo almeno di levarne il più possibile. Almeno questo lo ammazziamo e vediamo di liberarci anche degli altri velocemente. Il mio potere in eguaglianza. Cultisti, quindi. Ok. Giustamente, soltanto difese. Grazie, gioco, ti voglio bene anch'io. Ok, dobbiamo cercare di ammazzarli subito se arrivano ovviamente le carte. Comunque, Gaetano, ma ti sei ammalato derivante da che ti sei preso temporale? Perché in sti giorni, almeno giù, ho sentito che c'è stato tipo un inferno. Aspetta. Ok. Hai preso l'acqua, immaginavo perché veramente da quello che sentivo anche da dire da mia mamma era veramente successo tipo mega pioggia infernale. Quindi non mi sarei stupita. Terrore ti fa comodo contro il boss. Buona a sapersi. Se esce durante la boss fight. Si fa. Madonna. Queste non sono le sound del. Come la volta scorsa ho messo del sottofondo musicale che non è propriamente del gioco e fa più terrore sta musica che altro, giuro, mi fa veramente effetto stranissimo. Ora, questi si potenziano volta per volta. Vaglielo a spiegare a sti bambini che invece no, no, non si fa, non ci si potenzia, non siete dei bulli, non si bullizzano le persone. Quindi, ok. Qua noi lo finiamo. E qui. Cerchiamo di difenderci. Ma la febbre è comunque comparsa oggi. Vabbè, perché giustamente non ti sarai asciugato subito e quindi diciamo che ha fatto effetto stanchezza più altra roba. E vabbè, noi mettiamo le precauzioni, ma vabbè.
Dovrebbe schiattare, grazie. E i miei poteri erano ineguagliabili. E i tuoi poteri, bambino mio, però. Vedete la mappa di cui vi parlavo prima? Allora, Eterna Agonia, infliggi 4 danni quando peschi questa carta, si duplica in mano. Esaurisci, quindi va bene. Ok, quindi quando la uso poi stop. Peschi una carta se un'abilità, però non mi ricordo che. Posso vedere il mazzo? Non mi ricordo se c'ho. Sì, ce l'avrò di abilità, però non mi ricordo. E poi Triboli. Quando vieni attaccato, infliggi 3 danni all'attaccante. E questo sarebbe molto utile, volendo. Posso? Ok, allora, abilità, potere, abilità, 3, 4, 5, 6, 7, 7 su, quante sono? 5, 10, 15, 20, 25, 27. Non lo so. Io massimo che, di carte che posso prendere a volte a mazzo era. Pesco più 2, 5 più 2 sono 7. Quindi in teoria, volendo. Però anche Agonia o Triboli, è arrivato il. Ok, Agonia o Triboli. Vabbè, ma. Vabbè, prendiamo Triboli, dai. Vedete, quando non sa. Intel non sa cosa fare. Ecco, però qui si vede meglio, proprio ci sono le raffigurazioni degli uccelli. E prima mi pare che c'era anche tipo in uno di questi sportelli. Questi sembrano quasi dei nidi come case. Va visto. Sembra uno spazio chiuso. Vabbè. Allora, intanto siamo gentili con il nostro prescelto non morto. Non c'entra nulla, lo so, però datemela per buona. Ok. Il volatile praticamente va giù direttamente ora da sé, quindi non ci dobbiamo neanche più di tanto preoccupare. Tecnicamente il veleno, ecco, fa il suo effetto. Soffri, ma la vita è già una sofferenza, mio caro prescelto, non c'è bisogno. Ok. Miasma e blocco. Quindi a quanto pare la sua sofferenza è il fatto che mi mette carte stordimento. Mi sembra giustissimo. Sei proprio una persona. Sei proprio un pennuto. Questo gioco è anche il gioco in cui tu puoi insultarli e non possono dire nulla perché giustamente che devono dire? Grazie. Grazie perché sei proprio.
una brutta persona. E allora, ok, almeno mi fai un danno, anzi, non mi fai proprio nulla, va benissimo così, e basta. Molto divertente. Bullizzarli è molto divertente. Se mi esce altro veleno sono ancora più contenta, ma dato che il veleno sembrerebbe non voler uscire, lo uccidiamo a pugnalate in pancia, che si sa, è comunque una cosa, un gesto d'affetto. E via il piccione. Il piccione, ragazzi, si chiama piccione. Io, dato che sembrerebbe che sono comunque. Io sarei tentata. Sono tentata per stoccata. Cosa ne pensate voi? Perché con le cose che abbiamo. Taglio più o stoccata? Tu dici taglio più. Taglio più. Non lo so. Aspettate che. Ah, mi prude. Va bene. Fin qua, se prendo tipo 5 di mana, gli faccio 50 danni. Esattamente. Vediamo, vediamo. Oh no, la pianta infame. Ok. Questa è una pianta infamissima. Sua madre non le voleva bene, quindi è diventata così. Ok, e si rimette la difesa. È inutile che ti difendi. Non ti devi difendere, devi solo subire. Vado di diserbante. Vado di diserbante. Oh, e vuoi andare giù? Sei proprio molesta. Questa pianta è veramente molesta. È molestissima. Madonna. Beh, li posso usare praticamente tutti, quindi. Eh sì, ma ho fatto un calcolo perché io e la matematica non siamo persone molto che ci vogliamo bene, quindi ero lì del tipo aspetta, prima che faccio metto roba che non devo mettere, che poi si sa che mi faccio del male da sola. Allora, intanto terrore e stai buona. Poi ti prendo proprio di sana pianta, patunz, perché è una pianta. E niente. E poi non posso fare altro che difendermi. Sembra molto veramente con questi person con questi mostri qui, cioè non è la prima pianta umanoide, però ci sono per esempio anche per esempio, cioè abbiamo umani che sono ladri, umani che si stanno evolvendo in uccelli. Abbiamo piante mutate, diventate oscure, aggressive, abbiamo degli automi, molto brutto. Pianta con cervello, sì, è una cosa gelatino. Io pensavo sinceramente che fosse un fiore, tipo un bocciolo, però per com'è sembra avendo un cervello, un sì, no, usiamo sicuramente lo spunzone.
E però prima di usare lo spunzone, tanto gli diamo una pugnalata perché ok. Poi guarda il falò. Usa lo spunzone e poi guarda il falò. Che è successo al falò? Pozione abile. Scegli una tra tre abilità casuali, aggiungi alla tua mano. Ok. Vabbè, prendiamo questa qua. Che è successo al falò? Poi guarda il falò. Il falò è... Che stanchezza! Ok. Falò verde, sta cosa. Cosa dovrei guardare? Che succede nel falò? Ora ho ansia. Forgia. Ti curi del 30%, ok, 24 sarebbe. O potenzia la carta del... Cosa? Guarda il legno. Sì, allora, nel legno, beh, c'è il vaso che avevamo notato sin da subito. Sembra... C'è tipo... Ok, sì, mi curo, però... Mi messo la cosa del... Aspetta, però. Aspetta. Qua ci sono occhi, ci sono... Ah, levati fuoco, ci sono delle cose, ci sono dei graffiti. Le catene. Ci sono... Qua c'è uno squid... Che è? Squiddy? Squiddy il tentacolo, che è sta roba? Sì, c'è l'occhio degli illuminati, ci sono... Che è strano, è veramente strano. È un gioco particolare. Ah, ecco, ora grazie a Dio, sì, c'è proprio, ecco, questo non avevo mai neanche mai fatto caso, c'è praticamente le persone, uomini, o quasi una cosa tipo una pianta a due teste, cioè sembra una creatura che non è un uomo, che venerano un uccello gigantesco, qua abbiamo un occhio, ci sono vari caratteri, qua veramente, questo sembra veramente, sembra... A parte tutto, qua sembrano tipo dei pianeti, qua sembra Squiddy, il tentacolo. Comunque la cosa del culto dei volatili è palese in sto gioco, cioè se tu non ci fai caso, non dici vabbè, guardo solo il falò, invece c'è. E ora siete pronti a vedere come schiatto male dal necromante? Se non mi sbaglio, il necromante? Ah, ecco, lui è, anche lui è fissato con gli uccelli, come potete ben vedere. Ma proprio male, questo è un corvo gigantesco. Sì, che poi è collezionista, in realtà si chiama, però è un necromante. Ecco, ora cerchiamo di farci un... Ah, qua ne buschiamo tantissimo. Ma non mi posso andare senza... Aiuto! Aiuto! Gaetano, Kyle, chiunque, aiuto! Non usare urlo ora che ti sente, dopo. No, ma urlo non... Questo qua, intendi? No, questo non glielo uso con... Ma perché sta dormendo ora? Probabilmente è stato... Sta dormendo... Non ha intenzione di attaccare, va bene. Allora, cerchiamo di fare una combo. Allora, 15 e 11 sono 26. 26. Stai evocando. Ma perché devi evocare compa? Ma stai fermo. Ma no, stai buono. Allora, intanto posso usare quella pozione? Direi di sì. Per vedere cosa esce. Madonna, che carte di melma.
Vabbè, però se scarto questa qua, in teoria, come faccio a scartare? Come si fa a scartare i... Vabbè. Preparativi. Ok, preparativo. Me ne sono usciti due di preparativi, però va bene. Ok. No, non si arrabbi, sto facendo dei preparativi per una festa. Ok. Quindi, ok. Quindi questa qua. La carta con il pugno è sopravvissuto, quindi penso sia questa qui. Boh. Ok, prima facciamo altri preparativi, vediamo che esce. Ok, e mi levo una difesa che tanto per ora non attacca. Ok, quindi abbiamo fatto i nostri preparativi. Ora possiamo morire male. Allora, quindi 15, sì, 15, 9. Allora. Ma se uso miasma ora, avvelena anche. Proviamo. Avvelenerà anche i nemici che vengono dopo? Chi lo sa? Nel dubbio. Io questo personaggio lo odio, ragazzi. Veramente mi fa un male nell'anima questo personaggio. Proprio mi sta. Io. Aiuto. Sto male, sto malissimo, ecco. Ma che però sono carini, però sono orribili, però sono carini. Ah, ok, il miasma gli arriva così. E niente, sono morta, ovviamente. Che faccio? Allora, mi era stato consigliato ammazza i minion, perché i minion fanno tanta bua. Il problema è come faccio a fare tanta bua ai minion? Posso uccidere un minion, ma gli altri poi uccidono me. Allora, non ho carte che mi possono aiutare, vero? E vabbè. Allora, fa di due, quindi ora c'è Intial Matematico Time. Abbiamo 9 e 2 sono 18, 18 e 8 sono... dovrebbero essere... ok. Quindi comunque per uno. Non ci faccio nulla, praticamente. E vabbè, niente. Ne busco, non si può fare... Almeno che... Boh. Perché questo mi dà... 8, questo mi dà 12, quindi fa 30. Vabbè, muoio male, si è partita male perché tecnicamente parlando non ho quella le varie combo che mi ero preparata
programmata di fare. Quindi avevo carte che erano un po' particolari. Per esempio, qua mi sarebbe servita, tanto al soffitto crollano cose. Allora, qua ho tre, quindi ok. Allora. Il mio cervello si sta andando a impappinare. Allora, vediamo se ragioniamola insieme. Allora, infliggo 7 danni e dandogli debolezza, tecnicamente parlando, dovrei fargli abbassare l'attacco. No, vabbè. Devo difendermi, non posso fare grandi robe. Non posso fare grandi robe, mi devo difendere. Perché questi mi fanno tanto male, mi fanno. Ok. Con sgambetto, ma sgambetto non dov'è sgambetto? Cioè sgambetto era blocchi e gli dai debolezza. Cioè non è che lo uccidi. Ah, usata, vabbè. Ok, tanto vabbè. Ma comunque, vabbè, proviamo così. Ok, 28. Niente. Non posso, perché me li segnalano? Tanto non posso fare nulla. Comunque RIP, sì. Sì, ma mi sono giocata male le carte. Bah. E vabbè, questa è la sfortuna, ragazzi, del fatto che avrei dovuto continuare la partita quando ce l'avevo fresca. Io mi sono dimenticata di tutto e poi sono noob, quindi vabbè. Però almeno abbiamo sbloccato delle carte, che male non è. Poca vita pre-boss, ci sta. Allora, ahimè. Allora, K e spada. Blocchi 6, metti in mano un pugnale. E questo sembra, se fai la cosa soltanto pugnali e tanta roba. Ma sono tutti pugnali? Eh sì, guarda un po'. I pugnali infliggono 4 danni in più. Scarti la mano, metti in mano un. Se sono tutti pugnali, va bene. Metti in mano un pugnale, vabbè, tutti i pugnali, mi sembra giusto.
Dai, riproviamoci. Così almeno vi faccio vedere anche le cose che pensavo. Allora, sinceramente punti vita massimi che 7 in più non ci fanno schifo. E direi. Ah, abbiamo la melmetta. Ok. Niente, niente che veramente sia carino. Che dice? Vuoi che usi i pugnali? Ma non lo so, secondo voi vuole il gioco che usi i pugnali? No, perché non l'avevo capito. Cioè, proprio ti dà soltanto veleno e pugnali, ma secondo me vuole che uso lo spadone, tipo la Zweihänder, non lo so. Vabbè, e niente, me la prenderò con ste palline di Pongo. Buonanotte, Gaetano. Ci sentiamo giovedì in questa settimana. Ah, vabbè, dai, l'importante è che ti riprendi e che vai avanti, non ti preoccupare. Buonanotte, buon riposo. Mi raccomando, prenditi un occhio, un qualcosa prima di andare a nanna. Ok, notte. Nonna. Più o meno, cioè io no, ieri non ho avuto febbre, però capisco che si senta un po' male perché anch'io sono stata un po' di schifo in sti giorni. Devo smettere di. Non lo so, forse mangio troppa liquirizia. No, non penso, la liquirizia non dovrebbe far abbassare la pressione. Perché qualcuno, secondo me. Quando sono nata, mi hanno montata al contrario. Cioè, io ho delle cose che dici, ma che cavolo? E parlando di liquirizia, cosa pensate che stia mangiando ora? Si sente? Chi lo sa, non lo so. Comunque, io adoro la liquirizia. Veramente mi piace un botto. Anice di pirizia. In teoria fa il contrario, però a me, boh. Ripeto, mi hanno montata al contrario, probabilmente. Vabbè. Vabbè, applichiamo veleno per ora. Totodile! No, non c'entra Totodile, lo so, però sembra Totodile. Comunque, qua comunque in questa prigione posto di schifo, il fuoco è rosso. Va da capire anche col fatto che i colori diventano sempre più freddi. Se qua è comunque un ambiente caldo, volendo, anche i colori del background. Parte il sangue schizzato che qua, se vedete, c'è un po' di sangue a destra e a manca. E quel rosso, rubino che piace a tutti, un po' di sangue per terra, no? Però che ci vuoi fare? Dai. Ok. Ma bello che tu fai la combo del gabbiano e della cosa che si mimetizza là, non geco. Come cavolo si chiamano? Camaleonte. Del tipo geco, ok. Dato che me lo sono tirato, ora il nemico che mi esce fuori è quel geco di schifo che mamma mia mi fa venire voglia di urlare quel coso.
con gli occhi lapislacchi che ha. Dai, e muori. Muori, su. Vabbè, speriamo che il miasma lo ribecchiamo. Voglio provare il catalizzatore. Oh, questo è proprio antistress quando sei arrabbiata con qualcuno, no? Perché giustamente, avete visto, sono stata una persona molto fortunata prima. E te la pigli con le melmine piccole e carine. Ovviamente raddoppia veleno quando non gli ho ancora messo veleno. Grazie, catalizzatore, sei utilissimo, veramente. Che fo'. Niente. Non ho messo veleno al coso, quindi è inutile. E ora c'ho il veleno, ma non c'ho. Vabbè. Era meglio miasma, eh sì. Ma la cosa è che vorrei farci tipo la mega combo con miasma, catalizzatore e veleno, cioè buttare in botto di veleno. Cioè io dovrò capire come fare le combo su questo gioco, veramente. Devo proprio capirlo. Perché hanno veramente, questo personaggio ha due specifiche, pugnali e veleno. Il problema è che io non, ogni volta mi ritrovo ad avere roba mischiata e non riesco a far poi nulla. Nube paralizzante. Applichi 4 veleno e 2 debolezza a tutti. Beh, andiamo solo. Proviamo a fare only veleno. Tanto ci abbiamo già provato, ma. Vediamo come gli funziona. Madonna! Non male! Non male per nulla. Se solo riuscissi a vedere dov'è il veleno, comunque, perché sono anche un po' ciecata. Allora, qua. E niente, qua gli diamo una zaccagnata così, uno muore, l'altro mi fa danno, ma. Così, a sbuffo. Mi serve ora soltanto la nube. E niente, no, 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 non questa nube però. Volevo l'altra nube. Insomma, devo specificare meglio le mie richieste al gioco, se magari mi sente. Allora, prendiamo un po' pioggia di coltelli, che poi tanto avremo sicuramente i boss, ecco, tipo questi qua. E dato che qualcuno mi sente, se sembrerebbe. Ma perché? Oh, capisco. E niente, noi no, uccidiamo lui. Non mi ricordo che fa due energia, sono due mana in più, mi pare, giusto? Questo è veleno.
Allora, 8. Ok, e niente. Ho preso proprio male. Ah, datemi un fuoco, vi prego. Proprio. Ok, cioè anche qua il fuoco è rosso, d'altrove no, cioè è strano sto posto. Beh, lo volevo, miasma, eccolo. Intanto vedo anche gli altri. Coltello di beh, se mi hai scritto qualcosa, ma sconto non me lo potevo mettere in mezzo, no, che no, no. Penso di non c'è un modo per sapere. Di beh, comunque. Friggi 8 danni 2 volte. Questo valore si riduce di 2. Questo combattimento. Seppure buono. Però non ce la faccio con i soldi. Ah, di vetro, ok, perfetto, no, perché di beh, ok, di beh. Allora, e infliggi 8 danni 2 volte, proviamo? Vabbè, fa 8 danni, beh, se, guarda, 12 anni, 12 danni così è gratis, male non è. Se mi dessero più soldi, magari. Ah, Allora, entri in un campo di funghi speciali, quelli di Amsterdam. E non, ovviamente non sei laureata vabbè, non sei addetta ai funghi e quindi dici, boh, che fo'? Vorresti fuggire, ma vieni colto dallo strano desiderio di mangiarli. Allora, tu mangia? Ma guarda, non so il parassita cosa mi fa, quindi vabbè. Guarda, mangio, tanto la devo lasciare lì, quindi se la rimuovo o la trasformo, ma non penso di la lascio lì. È un bel fiorellino, anche se. Sì, l'ho visto, ancora non l'avevo letto, ecco. Omori, nega le prossime due maledizioni che otterresti. Ma quindi anche quella di prima? No, quella di prima mi sa di no, però vabbè. Ancora devo capire, per esempio, lo schiavista che ruolo ha. Devo capire che ruolo avete, ragazzi belli. Vabbè. Ah, dici sì, è tipo guardia carceriera. Però schiavista come guardia carceriera, questo non è tanto un carcere quanto tipo un mercato degli schiavi? Può essere, eh? Può essere. Allora, dato che sei una persona non molto simpatica, signor schiavista, noi l'avveleniamo così per simpatia.
c'è l'uncino di quelli brutti e malvagi. Vabbè, affondo da maestro, infliggi 12 danni, quando subisci danno costa 1 in... Sì, questo prende quando io perché prendo un botto di danni, quindi letteralmente mi arriverà a 10.000 di prezzo e vabbè. Guarda, non ho abbastanza difese secondo me. Sono solo quelle naturali, però 4 di difesa. Sono più propensa a ottenere due mani in più. Proviamo questo. E speriamo che il prossimo sia con difese buone. Ah, il ladruncolo. Allora, così per dire, sei una persona simpatica, ma per me no. Mi ferisce. In realtà la scarto, quindi non mi dovrebbe ferire. Sì, è tipo un mercato degli schiavi, mi correggo. Dove il capo è il mostro di turno, è tipo, non lo so, un posto orribile comunque. Sì, volendo sì. Infatti non mi dispiace. Poi ovviamente ritorneremo anche con le musiche originali del gioco, per carità. Però dato che comunque ho fatto questa compilation ormai un paio di volte, ecco, la uso e poi via. La userò per gli anni venturi e futuri, se ovviamente rimango su Twitch o non mi do all'ippica. Questo è figo. Però anche questo è figo. Vabbè, andiamo a questo, ho bisogno di difesa. Darmi all'ippica potrebbe essere una scelta migliore di quanto non pensi, però. Qui infatti, per esempio, qua non, sullo sfondo non ci sono geroglifici o altro. L'ho visto nel terzo stage, che ovviamente ci sono arrivata solo una volta, quindi... dai, che anche qua ci sarà il nemico, però voglio vedere se magari c'è qualcosa di nuovo. Ah, vabbè, prende inutile. Che è una massa di luce che ti dice potenzi una carta, ma soffri perché ovviamente bagliore caldo incendiante tu bruci praticamente. No, grazie. Un po' casuale, cioè no, grazie. Ecco, già qua comunque ci stiamo avvicinando verso la città e il fuoco diventa verde. Cioè, sì, l'ho visto, cioè, a parte forse intendevi, c'è cioè, il delay della chat, però qui il fuoco è verde. Poi diventa blu e
inizi veramente ad avere problemi a complessarti, dici che sta succedendo? Ma io ovviamente ho preso questo qua che avevo davanti, ma... Ma sai che ti dico? Ma proprio perché sì. Cerchiamo di velocizzare un po' il tutto. Questo è 9, quindi muore. Tecnicamente, almeno. Se il parassita lo posso usare in questa maniera è... Ah, così che funziona. Ah, beh, quando ho più mana allora si può fare. Ok, interessante. Comunque, penso che forse riusciamo a ritornare velocemente alla città. Sì, non... Finché è così, se puede. Pozione del raddoppio, aspetta, che cos'è? Questo turno la prossima carta viene giocata due volte. Ah, ok. Questo, ecco. Questo è buono. Difesa e attacco nello stesso tempo, buono, buono. Dai, abbiamo il signor Blob con il cappellino, veramente fashion, è proprio un fashion blogger sto Blob. Potevo usare queste, sì, lo so. Ma non mi sta ancora attaccando e sì, avrei attaccato di più, però non so cosa ho avuto nel cervello. Ah, ancora stai a pensare, va bene, amico mio. Allora, e niente, cioè, tu pensi, la vita non è fatta di pensiero, cioè non per forza, cioè il pensiero ci sta, ma... Ah, ecco, distruggere. Perfetto. Ok, bimbo. Eh sì, infatti le ho ricordate. Infatti le ho ricordate. Capisco. Ora si dovrebbe sduplicare in teoria. E il veleno lo hanno ancora addosso.
Peccato che non posso fare più di tanto perché, vabbè. Sì, prendi Miasma e lo rimetti al loop finché il nemico è in. Buono, buono, bravo Miasma, bravo. Miasma è un bambino che mi piace molto come personaggio, come carta. Ok. Intanto non so se mi si sente tamburellare sul tavolo, io vado al ritmo ogni tanto con la musica perché sì, perché è giusto così. Tipo ok, pozione del cultista. Ottieni un rituale. Ottieni forza a fine turno. Ottieni forza a fine. Ma a fine turno cosa me ne faccio? Alchimista, quello che fare le pozioni, quello che piace fare a Intial. Ottieni una pozione casuale, esaurisci. Sembra giusto. Friggi 14 danni, scarti tutte le carte, non attacco. Ok. Presumo che intendi alchimista. Ottieni mana, peschi due carte, esaurisci. Vai. Ah, intendi questa? Ah, ok. No, ma pensavo. Dov'è? Poi vabbè, dovremmo vedere come funziona allora, perché. Va bene. Ok. Sì, il mana ci serve come il pane. Ah, allora, la stella mi ricordo che era abbastanza bruttina. Dopo aver sconfitto un'elite, ottieni una reliquia. No, dopo aver sconfitto un'elite. No, però non voglio fare l'elite, sono pigra. Il guscio di tartaruga, che magari in realtà non è tartaruga. Il rituale è lo stesso del Cracra. Ah, ok. Ottieni un mana all'inizio turno, non puoi più vedere. L'intento dei nemici. No, devo sapere cosa vogliono fare i nemici. Filtro da caffè, ottieni. Non puoi più riposare. No, vabbè, vado a fare i. No, ma le elite sono boss. Questi due fanno veramente schifo. A questo punto, quasi quasi stella nera. Sì, no, lo so, ma stavo ragionando in realtà. Lo so, ignora, l'ho imparato che c'è ignora. Ma veramente brutte. Quasi quasi, però. È più capace che trovo una reliquia che mi viene data durante la partita, quando siamo in città. Quindi ignoro, sì, dai.
Sì, no, ma io che cerco di... Allora, l'elite non è per qualcosa, ma li cerco sempre di evitare perché almeno vorrei provare ad... di nuovo lui che... E vabbè. Ok. Sì, ma scommetto che se... ci rimuoviamo e riandiamo lì, lo ribecchiamo di nuovo. Perché è proprio un figlio della melma. Proprio un figlio della melma. Cioè, ragazzi, scusate, ve lo dico col cuore in mano, ma sono abbastanza incazzata, quindi levatevi dalle scatole, levatevi. Levatevi. No, sono proprio una persona abbastanza arrabbiata in questo momento, quindi levatevi. Sì, ma è scomodo anche per me, non è soltanto per il personaggio, mi sta sulle scatole come nemico. Io, come al solito, da brava persona quale sono, dimentico sempre che... E niente, mi devono scippare. Ma tu sai che giustamente sono una persona fortunata, io no? Cioè, è un dato di fatto. Ora questi scappano con i miei soldi e perché non ho neanche abbastanza cose. Rapina da qua. Dio santo, vi sto odiando. Vi sto io sto odiando questo gioco in questo momento. Sto veramente odiando questo gioco. Lo sapevo che volevi scappare. Sei proprio il figlio di tua madre. Vabbè, vai, ciao. Io me la svigno. Mi ha fregato i soldi. Vabbè, almeno metà li ho recuperati. Vabbè. Perché poi ormai anche il pattern di alcuni nemici l'ho imparato, quindi dopo ciò eventualmente un mercante? No, quindi mi tocca andare dal mercante ora. Vabbè. Senti, prescelto, ma proprio no, eh? Questo è il brutto di che quando trovi per esempio le reliquie che fanno schifo, ma io le carte buone le ho, ma perché non mi stanno uscendo? Ma davvero ho pescato, cioè ho avuto carte così brutte prima e non me ne sono resa conto? Soffri, ma ti faccio fai Sampetta pure, proprio una gallina sto coso.
Sei veramente, veramente, sei veramente una cosa. Ok. Sapere che la vostra cara Intial è come Cenerentola. Quando si fa dopo un'ora e qualcosa di live, il suo computer automaticamente dice no. Quindi, giustamente fai bene a. Sì, un'ora e mezzo il computer decide automaticamente che è ora di andare a dormire. Cenerentola ha fatto abbastanza schifo. Sì, infatti, ma è la maledizione, la maledizione, è la mia maledizione. È la mia maledizione. Sì, questa l'ho già adocchiata in effetti. Beh, sì, quando la raccogli genera 5 pozioni casuali, peccato che ho soltanto due spazi. Mi sa che prendo questa, che come reliquia male non è. E per il resto, esattamente, fa preso il teschio di Halloween. Poi prendo questo e poi niente più, non posso prendere altro. Così se ci sono di nuovo i ladri, possono rubarmi. Oh, ciao Jaco, guarda, ho il teschio di tuo padre. Esattamente, mi faccio fare la fattura, esattamente. Allora, miasma, cortellata, veleno e niente più. Potevo fare anche altro, però io, come al solito, non ho mana infinito. E ora tutte le cose sballate. 3, 2, 1. Suo padre poteva morire, esattamente. Niente, non ho difese. Niente, vabbè, allora. Niente. Fa ridere così. Pizza, tutto sballato ogni volta. Veramente, mi fa voglia di urlare sto coso. Cioè, la prima volta che l'abbiamo beccato, qua, agli occhi di Shabriri, era un personaggio che, anzi, ci aveva andato anche bene. Poi, sempre, ogni volta, sfiga. Non posso fare nulla, quindi, dai. E niente.
Però il teschio del padre de sto serpente ne mette di veleno, eh? Ne mette un botto, buonissimo. Aspetta, voglio vedere questa qua. Ok. E va giù. Ciao ciao. Yeee! Pozione debilitante. Applichi 3 debolezza. Infliggi 6 danni per attacco giocato questo turno. Oh no, cra cra, basta cra cra, mi odio profondamente. Allora, non so che fare, aspettate. Sono già partita, sono già ubriaca di non so cosa. Ma il veleno con i cracra dovrebbe fare effetto comunque, no? Aspetta, prima farmi fare questa cosa. Perché non ho abbastanza carte gratis? I need it carte gratis. E vabbè. Ok. No, aspetta, ho difese migliori? Beh, sì, questo è migliore in effetti. Ok, questo è migliore come difesa. E diamo un'altra zaccagnata al cracra. Non ho minimamente calcolato le altre carte, ormai sono proprio nel mio mondo. Para para. Cracra, ti devi levare dai cosiddetti. Tanto anche se non ti faccio nulla, ora muori prima o poi. Ecco qua. 3 versus esattamente. Un gabbiano molesto, sì. Guarda, stai giù. Maledetto gabbiano. I gabbiani sono veramente delle creature orribili. Che poi io sono anche vicino al mare, quindi tecnicamente parlando. Tanto muori, quindi stai giù e muori e non rompere. Muori e non rompere. Comunque non ci arriviamo con la vita vitalosa, eh? Ok. È bello fare questa cosa quando ci sono i cosi zero che tu vai e meni. Non ho difese quindi a sto punto. Dai. Non capisco perché, ma non l'ho no, mi sa che non l'ho avvelenato abbastanza qui il pennuto. Non l'ho avvelenato abbastanza.
4, 4, 8, 6, 8. Beh,14, 4, no, va bene, senti, uffa, Intel bambina, no, ha calcolato anche male. E niente. Niente, ho fatto una cavolata. No, vabbè, sono morto. E vabbè. Non ho calcolato minimamente bene. Perché sto gioco è così? Vabbè. Beh, almeno a sto giro non me lo sono portato fino a quel maledetto necromante. Anche perché comunque non ce l'avrei fatta. Con questo nemico dovrò tipo fare, cioè nemico, questo personaggio dovrò fare tipo non so quante partite per poter andare avanti. Siamo veramente così, cioè, guardate quanta roba ancora c'è. Veramente una storia infinita. Sì, almeno ho sbloccato roba e almeno ora posso continuare a giocare perché con avendo il personaggio e la storia bloccata, non potevo andare avanti. Quindi, se voglio giocare in sti giorni così. E ho scoperto una reliquia OP, il Madonna, veramente, quello ricordatevi i teschi, essendo io un'osta archeologa, vi dico, i teschi sono fighi. Ve lo dico, vabbè. Sì, esattamente, almeno posso fare pratica. Vabbè, dai, a questo punto io faccio ora un pochino che smuovo tutto. Direi che a questo punto, intanto vedete che ballonzolo col mouse, direi che a questo punto possiamo concluderla qua. Cioè, è stata una raffica di morte e di distrazione da parte mia, ma sti cavoli. Ci vediamo martedì, se tutto va bene. Notte a tutti, alla prossima. Con questa musica spettrale. Bye bye!